Buongiorno a tutti, sono Roberto Putu della Remax Mistral di Cagliari. Oggi siamo a Quartu e quello che vedete alle mie spalle non è un appartamento, non è una villa, ma è un'attività. Finalmente avete la possibilità di creare o di proseguire appunto quel sogno che magari avevate avuto in mente di realizzare o di iniziare. Questa infatti è un'attività già ben avviata e completamente ristrutturata e adattata secondo chiaramente quelli che sono i gusti del proprietario. È divisa in due parti, siamo fronte strada con due ampie vetrine e la fantasticità di questa posizione è che siamo davanti a una strada ad alto scorrimento in circolazione di Quartu con una piazzetta, ok, con delle panchine qua davanti. Abbiamo anche davanti un'edicola, abbiamo anche degli alberi, abbiamo anche la possibilità di utilizzare lo spazio all'aperto per poter gestire il servizio ai clienti. Ma concentriamoci all'interno del bar. È divisa fondamentalmente l'attività in due parti, una parte con le attività quotidiane, le colazioni, la caffetteria e il banco con la parte dedicata al frigo, e una parte un attimino un po' più riservata, privé, che vedremo subito dopo, dove poter appunto organizzare, oltre che chiaramente le colazioni, ma anche le feste private oppure gli eventi serali. Intanto vi faccio vedere la bancone, bar e le attrezzature e il banco frigo. Da questa parte, tra l'altro, oltre che il bancone che vi farò vedere, io proseguo la parte, diciamo, dedicata al servizio, al bar, al lavello, la cassa e tutta la caffetteria. Da questa parte c'è una porta, piccola porta, che conduce in maniera privata nel privé retrostante. Invece qua abbiamo una porta a soffietto, porta masculante, che conduce nella zona cucina, zona preparazione cibi, dove appunto abbiamo i forni, il lavello, e di là porta privata per il bagno privato, antibagno con WC, un bagno completo, doccia e lavello. Da questa parte invece vi faccio notare la parte, diciamo, più intima, la parte più deliziosa, diciamo, di quelle che sono le colazioni o i pranzi o soprattutto il serale, gli aperitivi. Tramite una doppia porta a vetri si entra, diciamo, nel mondo della magna grecia. Perché vi dico? Perché è attrezzato, rivestito, impreziosito con elementi che riconducono appunto alla Grecia. Abbiamo, da questa parte vi faccio vedere il modo col quale possiamo entrare in maniera privata e portare cibi e bevande all'interno di questa sala, diversi metri quadri, diversi tavolini, diverse poltroncine, vi faccio vedere una panoramica per poter appunto gestire numerosi clienti. Da questa parte, toilette, i servizi, abbiamo due bagni, ok? Bagno degli uomini, maschietti e delle femminucce, compreso chiaramente l'accessibilità per i disabili. Altra particolarità è la possibilità di attrezzare, gestire e quindi di usufruire di una zona all'aperto. Tramite questa porta abbiamo un ampio cortile a L all'interno appunto del cortile condominiale, ma di proprietà di uso esclusivo, cioè solo questa porta può condurre al cortile esterno e nessun'altra porta ha accesso, quindi ottima iniziativa nel caso appunto si voglia sfruttare sia d'estate o anche nella mezza stagione appunto di spazi all'aperto. Intanto una passeggiata, due finestre illuminano, ma l'ambiente ha una delicata privacy, diciamo. E da questa parte poi al bancone vi vorrò sicuramente offrire, se foste interessati, ricordate che abbiamo tutta la documentazione chiaramente del bar, si vende l'attività commerciale e io, Roberto Putu, se ci dobbiamo vedere per esempio in ufficio o qua direttamente nel bar, potrò avere sicuramente l'orgoglio di offrirvi un delizioso caffè che mi hanno preparato esattamente 2 secondi fa. Signori, ricordate che posso vendere anche la tua, Roberto Putu, Remax Mistral, e questa attività bar potrebbe essere la prossima vostra attività. Posso vendere anche la tua.